Massimo Cristaldi. No, volevo dire normale, no? Piccolo film, forte mangiare, 9 minuti. Cosa che oggi il regista risponde, forse Sorrentino, forse oggi parliamo Massimo, ma normalmente i film si fanno in 6-7 settimane ormai. Vabbè, ma sono anche per cuccio sterilizzato, se non mi piace. Tu sei andato sul set di un film? Io non ho seguito Cinema Paradiso sul set perché mio padre mi mise a seguire un altro film che producevamo contemporaneamente, anche perché c'era stato qualche, diciamo, discrepanza in merito alla valutazione economica del film, in merito al preventivo del film, che ho già avuto l'occasione di raccontare, e di dire di dirvi che costava circa il doppio di quello che era stato detto che sarebbe costato. Lui mi disse che io ero troppo generoso perché volevo pagare troppo gli elettricisti e mi allontanava a seguire un altro film, che invece Cinema Paradiso fu seguito da una pletora di persone su cui non vorrei esprimere i giudizi, che gli dissero no, si può fare con 2,5 miliardi, eccetera. Io ho detto che ne costava 4,5, la dissero 2. Ah, ecco appunto, alla fine ne costati 6, perché è partito a circa, vabbè, i calcoli di mio padre, comunque sì, alla fine 5,5, 6, per partito di carne. Però colgo l'occasione per dire un'altra cosa che ho già detto, cioè questa è stata anche la, non è che mio padre non sapeva farsi conti, lui voleva credere che il film costava, quelli erano i soldi che aveva a disposizione, non ne aveva altri al momento, era il momento più difficile per la nostra industria, credo, no? Dalla nascita a quando poi la china è risalita proprio un po' dopo. Però in questo film lo voleva fare, per lui era fondamentale, ci credeva tantissimo, credeva naturalmente perfettamente il Beppuccio, amava tantissimo la sceneggiatura e voleva farlo a tutti i costi, quindi era come se si volesse illudere che costava così, in realtà era pronto a un impatto drammatico economico, economicamente la cosa, sperava di contenerlo, cosa che cercava di fare tutti i giorni, ricevendo giorno per giorno notizie sempre più disastrose del film che sforava sempre di più, infatti nelle 9 settimane che diventano 13 era uno smoccolamento, penso, zero di continuo, per quanto sentivo io, ma penso anche per quanto sentivi te, però poi ogni volta c'era il riscontro di quello che stava facendo Peppuccio e ogni volta imprecando diceva: ma questo film di puntata gira troppo bene, ma ce la facciamo andare avanti. Comunque si fa. Però, oltretutto, questa è sicuramente un coraggio, potrebbe sembrare un coraggio quasi avventuristico dal punto di vista di un produttore, in realtà poi invece collima con la parte estremamente invece imprenditoriale di mio padre, perché lui sentiva, era sicuro che questo film avrebbe dovuto avere successo in Italia, all'estero, non importa, era un film che andava fatto, quindi anzitutto era un film che andava fatto e questa è una cosa che seguiva la sua regola, no? Dobbiamo vendere i film che vogliamo fare e non fare i film che si vendono. Ma poi credeva veramente, tanto è vero, raccontavamo che quando il film andò poi male non si capacitava, e in realtà era comprensibilissimo perché erano anni in cui la gente non andava a vedere i film italiani, neanche gratis, neanche, infatti uscì anche gratis e non andarono neanche gratis a Torino. Facciamo la prima gratis a Roma. E non ci andarono, beh, erano proprio gli anni peggiori, proprio l'apice più basso, credo il 9% di quota di cinema italiano, di partecipazione pubblica italiana a film italiani. Però poi invece aveva visto lungo, perché poi è successo quello che è successo, e il film dopo molto tempo ha anche recuperato il suo posto, dopo molto tempo, però c'era il film. L'Oscar è servito da questo punto di vista? Credo proprio di sì. L'Oscar? Assolutamente, l'Oscar è stato determinante. Prima canto.